Un ambasciatore del riso a livello mondiale spiega come cucinare il cereale al meglio. Gabriele Ferron, chef e titolare dell'antica riseria Pilavecchia di Isola della Scala Verona, è stato il cuoco d'onore della serata organizzata lunedì 10 maggio al ristorante Alla Lanterna di Flavio Cerioni. 14 anni sono scappato da casa e la prima cosa che ho fatto è stata quella di entrare in una cucina. Ho cominciato a fare le cose più semplici. Man mano che andavo avanti è sopraggiunta questa passione, la passione per la cucina. Ho imparato la cucina generale, dopodiché sono tornato a casa e ho voluto scoprire quello che questo generoso cereale, cioè il riso, può dare in cucina. Ho portato la piletta, è una miniatura di quello che realmente sta ancora funzionando ed esiste a Isola della Scala in provincia di Verona, e funziona ancora tutto con l'acqua. Siamo arrivati qua in una terra lontana dalle produzioni delle risaie e del riso, però è bello a volte scambiare con degli amici chef tecniche di preparazione di cottura e così. Allora abbiamo costruito un menù tutto a base di riso, usando anche le farine di riso. Difatti faremo una polenta di riso, è una crema quasi. Prima di quella abbiamo degli stuzzichini, una sorta di tempura, farina di riso con l'acqua minerale, pizzico di sale, e li abbiamo fritti. Il riso, non avendo glutine, quando è a contatto con l'olio, invece di assorbirlo, lo respinge. Ecco la fragranza. Vi assaggeremo anche una pasta fatta con la farina di riso e un riso particolarissimo, il riso nero, il riso venere, per finire con una Sant'Onorè fatta completamente di farina di riso. Noi abbiamo preparato chiaramente il riso lavorato ai pestelli a Isola della Scala, ne ho portato giù un sacco. Qua abbiamo un sacco di riso ancora con tutta la farina, e questo è quello che abbiamo tolto dalle buche scavate nella pietra rossa di Verona. Noi prenderemo questo riso, lo setaceremo ancora con un setaccio, ecco qua il famoso crivello, no? Il 1600, per terra cadono gli scarti di questo prodotto che esce da queste buche, sopra rimane quello buono, e dopo andremo direttamente in cucina di corsa, andiamo a cucinare il famoso risotto straordinario. Il riso è uno di quei prodotti che non è già pronto, e qua ci vuole la maestria del cuoco, che deve conoscere il prodotto. Se non conosce queste cose, ahimè, anche di un prodotto di alta qualità purtroppo a volte viene fuori un piatto mediocre. Cerchiamo di fare un po' di cultura sul riso, far conoscere a più gente possibile cosa vuol dire il riso, le sue difficoltà, come si pianta, come non si pianta, ma soprattutto come si cucina. Con l'aiuto del collega Gabriele Ferron ci divertiremo a proporre veramente piatti a base di riso, dalla farina di riso fino ai risotti. È una delle tante serate, molte ne abbiamo fatte, altre ne faremo, sui prodotti. La prossima spero sia il pomodoro, un altro degli ingredienti che mettiamo in tantissimi piatti, ma che magari tanti di noi ancora non conoscono perfettamente.